Dal web alla terza, la vita della cultura nel mare della rete. È questo il titolo della decima edizione del Festival del giornalismo culturale che vedrà protagonista la città di Urbino da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. Cultura e internet saranno i pilastri attorno ai quali ruoteranno gli appuntamenti in programma nelle 3 giornate. Il web, infatti, è ormai una parte fondamentale della nostra vita quotidiana e senza di esso non sarebbe possibile restare al passo coi tempi. La sfida consiste nel capire come l'ambito culturale riesca a integrarsi in questo contesto iperconnesso, senza però perdere la sua identità. E come afferma la direttrice del festival, Lella Mazzoli, serve un'educazione e una buona informazione per districarsi nel mare del web. È tutto pronto per questa manifestazione cresciuta negli anni e che ha visto mutare anche il mondo dell'informazione culturale, tant'è Lella che per il decennale avete praticamente rovesciato il titolo della prima edizione. È vero, siamo partiti nel 2013 intitolando il festival dalla terza pagina al web perché ritenevamo che il web potesse avesse già allora un ruolo predominante o perlomeno un ruolo importante nell'informazione culturale e oggi ci chiediamo se ro possiamo rovesciare quell'affermazione, tornare verso la terza pagina a partire dal web. E in effetti alcuni segnali ci sono, anche se con grandissime novità. Dunque c'è un legame importante tra internet e cultura. Assolutamente, c'è un legame molto importante che è cresciuto nel tempo. 10 anni fa c'era ancora una predominanza della parola scritta su carta, c'era ancora una predominanza dei canali monotematici in televisione, i racconti culturali in radio. Oggi tutto questo è ancora presente. Ma ci accorgiamo che il web sta facendo la parte del leone e quindi il web, in collegamento con tutto ciò che è tradizione per la cultura, sta avendo un ruolo molto importante. Ma anche i social stanno avendo un ruolo molto importante, come per esempio il lavoro che sta facendo, e se può sembrare paradossale, TikTok specificamente sulla lettura. E di questi temi ne parlerete con tanti ospiti di fama nazionale. Abbiamo ospiti straordinari, per esempio la Lectio Magistralis di Gianrico Carofiglio che intitola Le parole sono pistole cariche. Beh, insomma, è una riflessione importante sul tema della parola e sul ruolo che l'informazione e la cultura ha nel nostro modo di vivere. Ma poi abbiamo Marino Sinibaldi, Vito Mancuso, un grandissimo studioso di biblioteche, di libri, che è Giovanni Solimine. Ma ci saranno anche tanti personaggi che vengono dal mondo dell'innovazione e dai nuovi modelli di business dell'informazione. Ad aprire la giornata di sabato sarà invece Agnese Pini, direttrice della Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale. Agnese curerà una lezione su chi, dove e come ci si occupa oggi di cultura. Chiuderemo i nostri 3 giorni con Frittella, giornalista Rai, che è direttore di ERI, ma anche con Marianna Aprile e Luigi Contu, che è il direttore di ANSA. Tra gli ospiti anche il direttore del Centro per il Libro e la Lettura, Angelo Piero Cappello, e poi Marco Vigevani, Gabriele Balbi, Simonetta Sciandivasci e Giovanni Bocciartieri. Anche l'arte, che è una manifestazione della cultura straordinaria, avrà un suo ruolo. Ci sarà un bellissimo dibattito condotto da Costantino Dorazio, e che riguarderà proprio un argomento che Urbino interessa in modo particolare, ma interessa il mondo, che è Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro è stato un grande collezionatore di libri, la sua biblioteca era seconda solo a quella di Alessandria, e a Urbino c'è una mostra che chiuderà con il festival su Federico da Montefeltro e Costantino Dorazio, assieme al direttore di Palazzo Ducale, Luigi Gallo, e al direttore di Palazzo Strozzi, molto attento nelle sue mostre, che è Arturo Galansino, che è molto attento nelle sue mostre alla tecnologia, discuteranno proprio di che cosa volesse dire la tecnologia nel Rinascimento e che cosa voglia dire oggi l'introduzione, l'innovazione tecnologica nel mondo dell'arte.